Un saluto a tutti da parte di Piero Gibardo e benvenuti a questo match di campionato che vi racconterò col commento tecnico di Stefano Nava. Eccomi qua Pier, prontissimo come sempre, le due squadre sono già in campo e attendono solo il fischio del direttore di gara. Ancora pochi istanti e si parte! È tutto pronto per le emozioni della sfida che vede opposte Torino e Roma. C'è un volto nuovo in campo oggi nel loro reparto di centrocampo, giocatore che serve almeno nelle intenzioni e nelle speranze per fare il salto di qualità definitivo. Grande fiducia, grandi speranze, vedremo come se la caverà. È stato annunciato come un grande colpo, vedremo se sarà all'altezza delle aspettative. Di sicuro ha le qualità per fare bene con questa squadra, sono certo che lo dimostrerà fin da subito. Ecco la formazione di partenza del Toro. Partono dunque con il 3-5-2. Che ne dici Stefano? È sicuramente un modulo buono per ogni stagione, che può trasformarsi facilmente alzando o abbassando gli esterni di centrocampo a seconda se ci sia bisogno di maggiore spinta o di maggiore copertura. Vediamo la squadra titolare schierata dall'allenatore della Roma. Partono col 4-5-1 che però può diventare anche 4-3-3. Il piano tattico sembrerebbe questo, Pier. E così deve averla preparata. Torino ha a disposizione il primo possesso del match. Bakambu. Allora intercettato senza problemi. Sale Ansaldi. Prova a andare. Risultato che si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti, pazzesco. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. E c'è il gol del Gallo Belotti. Ah là là, un gol cercato, voluto davvero attaccante. Si ricomincia col Toro in vantaggio. Florenzi. Cristante. Manolas. Edin Dzeko. El Shaarawy. Pellegrini. Taglia in mezzo al campo. La difesa la meglio e allontana il pallone. Pellegrini. Florenzi, De Rossi, continuano a girare palla cercando il momento giusto. Occhio al traversone. Palla vagante adesso. Baselli. Bakambu. Michel San José. Ottimo intervento, senza fronzoli. Bakambu. Dzeko. Florenzi. Cristante. Il portiere in presa sicura. Roma che prova a salire. Florenzi. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Sigurdsson. Michel San José. Prova col filtrante profondo. Occhio al tocco filtrante. Ansaldi. Occhio a Baselli. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Sale De Silvestri. Edin Dzeko. Florenzi. Cristante. El Shaarawy. Kolarov. De Rossi. Cerca la porta.
Roma che può andare dalla bandierina. Occhio al pallone in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Fassio. Opportunità. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Pellegrini. Nessun problema qui per Sirigu. Ci sono metri a disposizione. Puntuale qui il difensore nel recupero. Baselli. De Silvestri. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Attenzione, pericolo. Si alza la bandierina. Tutto fermo, lo scatto era perfetto. Forse con un istante d'anticipo. Aveva gustato l'occasione importante. Aveva fatto conti col guardaline. Palla recuperata dagli avversari. Può correre lungo la fascia. Daniele De Rossi. Edin Dzeko. C'è spazio per lui. Pellegrini. Super Sirigu qui. Palla in out. Sarà calcio d'angolo per la Roma. I tifosi avvertono il momento positivo e aumentano il numero dei decibel. Occhio al tiro della bandierina. Buono l'anticipo del difensore. E c'è il tiro. Tiro e respinto. Sigurdsson. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Ansaldi. Hanno provato a sfondare per vie centrali ma sono stati fermati. Kolarov. Florenzi. Manolas. Palla larga. Dzeko. Pallone recuperato senza problemi qui. Ottima chiusura difensiva. El Shaarawy. Daniele De Rossi. Dzeko. Possono trovare il gol del pari. Attenzione. Ha buttato via una grande occasione per il pari. Poco cinico qui l'attaccante. Sì. Gli è mancato il killer instinct per metterla dentro. Il tecnico era pronto ad esultare per il gol del possibile pareggio, invece dovrà attendere. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Tocco orizzontale. Sigurdsson. Baselli. Bakambu. Izzo. Sigurdsson. Occhio al contrapiede qui. Belotti. Ha perso il pallone. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Edin Dzeko. Fassio. Daniele De Rossi. Cristante. Arretrano il baricentro per invitare gli avversari ad attaccare e scoprirsi. Cerca il traversone. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Hanno metri a buona l'intuizione qui. Possono sfruttare la ripartenza. Qui può arrivare il rosso.
e arriva il rosso inevitabile. Eh sì, ultimo uomo, che era occasione da gol, l'arbitro non poteva fare altrimenti. Sigurdsson, buona l'idea, senza problemi però il portiere. El Shaarawy, Pellegrini, Kolarov, Daniele De Rossi, Florenzi, Fassio, El Shaarawy. Cercano il buco nella difesa avversaria. Conserva il possesso palla nonostante il difensore. Occhio a Dzeko. Attento qui il difensore che allontana. El Shaarawy. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Occhio al cluster Florenzi. Nessun problema per la difesa su questo traversone. Baselli. Hanno spezzato bene la trama qui. Palla interessante nello spazio. Palla filtrante molto interessante qui. El Shaarawy. La prodezza, portiere che evita il gol con un grande intervento. Davvero una parata d'applausi, non era facile da lì. Occhio al corner. Fassio! La difesa alla meglio e allontana il pallone. Parte il tiro. Bakambu.
l'allenatore ha optato per la doppia sostituzione. Ha voluto mandare un segnale alla squadra, c'era bisogno di una scossa, evidentemente. Baselli, Michel San José, e finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Che ne pensi, Stefano? Espellerlo è stata una decisione giusta da parte dell'arbitro? Sì, è entrato in ritardo, credo ci fosse anche una certa volontarietà nell'intervento, l'espulsione ci sta tutto.